Ciao. Coach Sacchetti, alla vigilia della partenza del campionato, ma non solo, si viaggia in Europa. Ma adesso pensiamo al campionato che parte domenica, c'è sempre un po' di tensione per l'esordio e tutto, e poi penseremo a cambiare, ma da qui alla Coppa ci abbiamo più di un mese a pensarci, perciò l'importante è riuscire a partire in un modo giusto e cercare di incrementare sempre di più la condizione fisica di quei giocatori che hanno saltato una grossa parte della preparazione. Coach, una pre-season davvero importante a incrociare squadre che potrebbero in un modo o nell'altro essere sul nostro cammino, non parliamo solo del campionato naturalmente. No, beh, sicuramente abbiamo fatto una bella esperienza con squadre potenzialmente da Eurolega che ci troveremo probabilmente contro in Eurocup, e delle squadre da Eurolega tipo CSKA, Siena, Fenerbahce, perciò è stata sicuramente molto stimolante sotto questo aspetto. Il problema è che l'abbiamo giocata, volevamo giocarla in una condizione meglio, avendo i giocatori più a posto, però sapevamo che Iniesti arrivava tardi e non avrebbe fatto gruppo su queste partite qua. Abbiamo avuto poi qualche problema con i due Dina, però queste sono cose che nel precampionato ci stanno, hanno avuto più spazio gli altri, adesso come detto cerchiamo di arrivare in condizioni tutti assieme come insieme di squadra. Un roster che ha avuto pochi ritocchi, però qualitativamente decisamente importante. Ma sicuramente abbiamo cambiato due giocatori che avevano fatto molto bene l'anno scorso del quintetto base, e però abbiamo fatto queste scelte, come ho detto già altre volte, vediamo se abbiamo fatto le scelte giuste. Pensavamo di poter cambiare qualcosa, di trovare qualcosa di valido. Per ora si sono dimostrati a questo punto, però le risposte sono sempre le partite del campionato. Come si dice, ci vediamo la Dinamo, coach. Va bene, ciao.